Buongiorno. Buongiorno. Se ci puoi fare un quadro della disponibilità e indisponibilità, se John verrà recuperato e sarà della partita o dovrai aspettare fino all'ultimo? Grazie. Abbiamo recuperato Mazzocchi che si è allenato regolarmente e Giomber no, ha fatto qualcosina a parte, ancora sente qualcosa, vediamo domani mattina. Non la vedo molto semplice, però vediamo, lui è particolare, quindi dipende un po' dalle sue sensazioni che avrà domani mattina, vediamo se se la sente, gioca, altrimenti giocheranno altri due. Mister, buongiorno. Nell'ultima partita aveva detto che voleva continuare un po' su questo assetto che aveva trovato, no? Col 4-3 e poi davanti ci può essere qualche piccola variazione. Quindi il modulo però può cambiare in base agli uomini, no? Volevo chiederle a centrocampo se le erano piaciuti, penso di sì, Balic insieme a Carraro e se questo è riproponibile anche in una partita come quella contro il Cosenza. Ma no, credo che sia tutto riproponibile. Poi ogni squadra che affrontiamo ha le sue caratteristiche come i nostri giocatori. È ovvio che abbiamo dei giocatori con caratteristiche diverse a seconda di quella che sarà la partita, magari sarà più opportuno o meno un giocatore più che un altro. Sono valutazioni che sto facendo. In questo momento i centrocampisti stanno bene, stanno molto bene. E quindi sicuramente c'è un piccolo ballottaggio, c'è. Per quanto riguarda le mezze ali, dai, sono tre per un ruolo, per due maglie, quindi vediamo un attimino. Voglio ancora prendermi una serata per riflettere e poi decidere domani. Buongiorno mister. L'avversario Cosenza è una squadra ostica, una squadra che probabilmente ha una classifica diciamo, peggiore di quello che meriterebbe. Che tipo di avversario si attende? Una squadra che verrà a difendersi abbastanza chiusa e a sfruttare un po' le ripartenze oppure diciamo, comunque una squadra che farà molto pressing cercando di non far giocare il Perugia? È una squadra che può fare tutte e due le cose, a volte ha giocato dando grande pressione, a volte ha aspettato di più le squadre, adesso non so che cosa ha in testa il mister Braglia, però lui ha talmente tanta esperienza che sicuramente avrà preparato la partita nei minimi particolari. Come hai detto tu, è una squadra di assoluto valore perché se andiamo a vedere poi i giocatori, soprattutto dal centrocampo in su, sono giocatori importanti, sono giocatori che hanno gamba. Soprattutto per ripartire, e in effetti è una squadra che poi quando ti riparte può mettere in difficoltà chiunque, come ha sempre fatto. Poi sta attraversando un momento di difficoltà, probabilmente i punti che ha non rispecchiano realmente il valore, ma sono strasicuro che sarà una partita difficilissima in cui si dovrà avere tanta pazienza, e la pazienza non vuol dire giocare sotto ritmo, anzi, bisognerà giocare con ritmi alti per cercare il più possibile di trovare i varchi giusti per poter far male. Abbiamo giocatori che stanno bene, giocatori che hanno capacità di uno contro uno, di giocare tra le linee, quindi dobbiamo sfruttare al massimo le nostre potenzialità, limitando quelle che sono le loro, soprattutto in fase di ripartenza. Volevo chiedere, in queste 2 settimane c'è stata un'alternanza di stati d'animo, anche di situazioni dopo le sconfitte, adesso dopo 2 vittorie, quanto incide nel lavoro quotidiano sulla squadra ge saper gestire, riuscire a gestire questi momenti entrambi, i momenti di difficoltà e i momenti di tra virgolette, esaltazione, cercando di mantenere quell'equilibrio che più volte ci ha detto nelle interviste, nelle conferenze stampa. Ma quella è la base di tutti, di tutto, perché poi, come ho sempre detto, nel campionato, in tutti i campionati, ma soprattutto in questo campionato fatto di grandi equilibri,
ci sono momenti in cui le cose vanno bene, altri in cui non vanno bene, e quelli sono i momenti in cui bisogna gestire un po' tutti gli umori, no, che ci sono. Per quanto mi riguarda cambia poco, nel senso che la mia carica in campo, quella che cerco di trasmettere ai ragazzi, è la medesima, deve essere sempre la stessa sia quando vinci che quando perdi, anche per mantenere quel tipo di equilibrio, perché se il primo a cambiare umore l'allenatore e si è messi male, invece bisogna sempre credere nei propri giocatori, come ho sempre fatto, bisogna poter credere di uscire dai momenti di difficoltà, come bisogna stare sempre con la guardia alta quando ci sono momenti positivi, perché poi è un attimo, se domani le cose non dovessero andare bene ritorniamo a 2 settimane fa, quindi in questo momento ci deve essere tutto tranne che esaltazione. L'unica cosa che ci deve essere in questo momento è la convinzione che quando facciamo le cose fatte bene le sappiamo fare, e quindi quell'attenzione, quella capacità di essere squadra, quella capacità di soffrire e le caratteristiche che mettiamo in campo poi trovando i gol per come li facciamo, devono essere sempre presenti. Io l'ho sempre detto, la prima cosa è l'atteggiamento, poi viene tutto il resto, quindi l'atteggiamento delle ultime 2 partite è stato quello giusto e dobbiamo continuare su questa strada, essendo consapevoli che non vinceremo tutte le partite e non ne perderemo tutte, quindi bisogna sempre cercare di fare il meglio possibile e avere tanta tanta continuità. Buongiorno, premessa, diciamo che non solo quest'anno, insomma, con te, ma in generale il Perugia in questi ultimi anni in Serie B ha sempre un po' mancato l'appuntamento del salto di qualità, sia nelle partite, diciamo, secche, insomma, mettiamola così, ma anche nel corso della stagione, la partita che poteva valere qualcosa di più e che poteva dare continuità, poteva permettere di arrivare a un certo punto in classifica, più o meno è sempre stata fallita. Ecco, è corretto dire che siamo un po' nella situazione, diciamo, post-Crotone, cioè, e che quindi domani si vedrà se la lezione, tra virgolette, è servita, cioè forse l'eccesso di esaltazione dopo Crotone ha portato a quella piccola crisi. Adesso ci sono state queste 2 partite, sembra di essere un po' nella stessa situazione, è corretto? Sì, ma d'altronde quando diciamo che le sconfitte aiutano a crescere è rivolto proprio a questo tipo di argomentazione, nel senso che l'esperienza fa sì che tu possa cadere e tu debba rialzarti. Questo è uno di quei momenti in cui che li abbiamo già vissuti in questo campionato, che bisogna far fronte comune, dove bisogna capire gli errori che sono stati fatti in passato. Questo non vuol dire che tu debba vincere per forza, però, perché poi ci sono anche le altre squadre che possono meritare, ma come dicevo prima, quello che non dobbiamo sbagliare è l'atteggiamento. Noi dobbiamo scendere in campo con grande convinzione di quello che noi siamo capaci e in grado di fare, ma allo stesso tempo con grandissima umiltà, perché squadre materasso non ce n'è, perché partite facili non ce n'è, anzi, solitamente le partite più difficili sono proprio queste, dove le aspettative di vittoria sono massimali e quindi sei tenuto poi a dover vincere per forza e quindi l'aspetto mentale sarà determinante. Questo è uno di quei momenti, ce ne saranno tanti altri, in cui ci vuole un segno di maturazione, no? dei ragazzi, dello staff, di tutti. E io ho cercato sempre di far presente ai ragazzi che questa sarà una partita difficilissima, perché è la verità. E poi dipenderà moltissimo da noi. Poi la domanda di Domenico. E quindi quanto è importante e cos'è, al di là della pazienza che dicevi, la cosa più importante che ti aspetti, insomma, in uno step successivo a quello che hai già visto dalla tua squadra? Ma sicuramente migliorare il gioco, quello ci sarà sempre, perché poi c'è sempre da migliorare. Io vedo una squadra che sta pian piano assimilando i concetti, a volte ci riesce, a volte no, però stiamo maturando sotto quel punto di vista. Nelle ultime 2 partite
abbiamo dimostrato, come era successo anche in precedenza, come a Crotone, abbiamo saputo soffrire in campo, abbiamo saputo leggere un attimino meglio le difficoltà della gara, abbiamo saputo adattarci meglio alla situazione, e quindi quella è una cosa che non è definitiva ma va sempre migliorata, quindi quello che mi aspetto è un miglioramento costante sotto tutti i punti di vista, dalla gestione della partita, al gioco, alla fase di non possesso palla e quant'altro. Il miglioramento è costante sotto tutti i punti di vista, non ci può essere un miglioramento unico e solo in una direzione. Ma sono tutti snodi importanti, ma poi, vi ripeto, era fondamentale la partita con il Pescara, era importantissima la partita di Sassuolo, non quanto al fatto che avremmo dovuto superare il turno, ma quanto a dare continuità nell'atteggiamento che avevamo avuto col Pescara, e l'abbiamo fatto. Come domani sarà fondamentale dare continuità ai risultati, dare continuità alle prestazioni e quant'altro. E così via, poi ci sarà la partita di Cremona dove andremo a affrontare una squadra che è in difficoltà ma che è fortissima, poi ci saranno altre gare, quindi noi dobbiamo mentalizzarci a capire che ogni partita è di straordinaria importanza per un verso o per l'altro, la partita di domani è di vitale importanza per i punti, per la continuità che dobbiamo dare, di risultati e di crescita che stiamo avendo. Ormai arrivati a questo punto del campionato, mi è sembrato di capire che quando il Perugia incontra delle squadre che pensano solo o quasi esclusivamente a giocare e a fare il loro, il Perugia riesce a dimostrare superiorità. Quando invece arrivano o si va a casa di squadre quadrate, toste, pragmatiche, che prima pensano a inaridire te e poi eventualmente a sfruttare l'errore, Perugia trova tanta più difficoltà. È una questione strutturale o bisogna diventare bravi anche in queste cose? Perché la partita di domani, da questo punto di vista, potrebbe essere, da questo punto di vista, potrebbe davvero significare una svolta, secondo me. No, una svolta non può significare, perché poi dopo c'è un'altra partita e se torni al punto di partenza vuol dire che è stato un caso o comunque che ci può stare, ma quindi cioè, non c'è un... Siamo troppo lontani dalle partite determinanti, sono partite importantissime ma non determinanti, sono importanti per capire l'andamento della squadra e la crescita, la maturazione. E la domanda che hai fatto tu è giustissima, nel senso che quel tipo di maturazione che mi aspetto maggiormente è proprio quella. In questo campionato tu puoi incontrare squadre che puntano fortemente sulle loro capacità, quindi sul loro gioco, e guardano poco agli avversari, vedi il Crotone ad esempio, e poi ci sono altre squadre che guardano un po' di più all'avversario, e quindi le partite cambiano, le partite possono diventare sporche. Noi vorremmo sempre fare un buon gioco, ma questo non è sempre possibile perché come hai detto tu giustamente, ci sono squadre che tendono a sporcarti, e in quel tipo di partite noi dobbiamo mettere in campo altro, quello che abbiamo visto a Crotone, quello che abbiamo visto anche se vogliamo con il Pescara, soprattutto quando non avevamo la palla. Quindi dobbiamo saper fare tutto. Una squadra matura è quella che si sa adattare anche alla gara e ai momenti della gara. E quindi a seconda della partita che ci sarà domani dovremmo essere più bravi a fare la partita ma anche a subirla. Perché poi il calcio dura 90 minuti, una partita di calcio dura 90 minuti ed è impensabile che tu possa avere per 90 minuti la palla o attaccare per 90 minuti. Devi anche saperti difendere, devi anche saper soffrire. Poi a volte lo fai per maggior tempo durante la gara e a volte capita che lo fai per maggior tempo, fai una fase difensiva, una fase di non possesso palla, e lì devi essere squadra, devi essere compatto, devi essere ostico come lo sono le altre.
Buongiorno. Prima hai parlato di quanto sarà importante avere pazienza domani sera e magari anche sfruttare la capacità di andare nell'uno contro uno per poter far male all'avversario. Ti chiedo magari anche alla luce di quanto si è visto a Reggio Emilia con il Sassuolo, Fernandez è apparso in crescita, ha inciso, ha determinato in un paio di circostanze, un paio di occasioni che insomma potevano far arrivare il gol del 3-0. Quanto può essere importante magari un giocatore con le sue caratteristiche, oppure se al di là di chi potrà interpretare quel ruolo, ritieni che sia ancora importante dare continuità magari con un paio di trequartisti dietro all'unica punta? Grazie. Beh, vabbè, ma lui è uno di quelli che può fare il trequartista. Sostanzialmente sono in tre, ma si è aggiunto anche Federico Melchiori, perché anche lui può fare quel ruolo, con caratteristiche diverse, ma lo può fare benissimo, perché lo abbiamo provato anche in settimana, cioè partendo un po' più largo, anziché punta centrale, partendo un po' più largo sulla fascia. E poi dipende anche dai momenti della partita. Fernandez può essere un giocatore determinante a inizio partita, ma lo può essere anche a fine partita, quando si saltano un po' gli aspetti tattici della gara, quando c'è un po' di stanchezza. E anche quella è una valutazione che farò. Come sta bene lui, sta benissimo Buonaiuto, sta benissimo Capone, e quindi anche lì dovrò fare una scelta, e la vedrete domani. No, no, anche, no, io ho scelto anche centrocampo, però non ve lo dico. In difesa? Cioè, nel senso, al di là della situazione di Ober. In difesa per voi, anche per voi c'è anche lì un dottore. Anzi, due, perché poi se Jomber c'è, ce n'è un altro. Quindi. Tanto avete visto tutto. Ormai non sbagliate più una formazione da. Non esagerare. All'inizio. No, però mister, durante una stagione ci sono momenti in cui un calciatore è in fiducia, rende di più, come per esempio in questa prima fase Carraro è stato fondamentale, per esempio a centrocampo. In avanti in questo momento sembra che un po' quello che dà l'equilibrio al trio è Capone, cioè Capone al di là dei gol, del gran gol che ha fatto col Pescara, però sembra che in queste variazioni forse quello che può cambiare meno in questo momento, o sbaglio? No, può cambiare anche lui, anche perché se è sicuro di giocare lui sicuramente abbassa la tensione, perché il suo carattere è questo e deve maturare sotto questo punto di vista. Lui deve sempre stare sul pezzo come tutti quanti, e tante volte un allenatore non dà mai volutamente la sensazione di dover dare una casacca inizio settimana a un giocatore, perché poi per chi ha la casacca inconsciamente si può adagiare, e chi non ce l'ha mollare un po', sempre inconsciamente, ma perché è la natura umana, ovviamente. Poi c'è anche chi per caratteristiche personali e di temperamento è sempre lo stesso, però siccome ci sono tanti ragazzi qui che devono maturare sotto questo punto di vista, è opportuno tenere sempre alta la tensione anche con questi ragazzi, e quindi durante la settimana io giro, provo, ogni tanto provo a vedere anche le reazioni dei ragazzi che non hanno la casacca, per farli maturare anche sotto quel punto di vista. Sono tutte No, perché ho visto che avete scritto che abbiamo provato diverse soluzioni, ma come avete detto voi sono tutte prove. Poi è ovvio che un allenatore ha sempre in testa più o meno la formazione, ma qualche dubbio comunque se lo lascia sempre, perché poi vedi magari a fine settimana un momento di particolare brillantezza di un giocatore, allora ci ripensi, allora pensi che possa cambiare qualcosa, ma in linea di massima poi la formazione in testa ce l'ho.